Buongiorno ingegnere, buongiorno, intanto io la ringrazio, ci ha dato la possibilità di fare un'opera buona oggi. Ingegnere Pasdiot è un esempio bello di positività, di come la scuola può essere per tutti un ascensore sociale. Lui che è venuto dall'Albania nel 1991 sui barconi. Sì, a marzo 91, uno dei barconi che sono sbarcati a Bari. È arrivato qui. Ha creduto che l'istruzione può essere, è diciamo, quello che è lo strumento che consente alle persone di emanciparsi. Infatti prima di fare ogni cosa ho fatto gli esami di laurea a Bari, ho cambiato la laurea mia albanese in laurea italiana perché non era riconosciuta all'epoca e ho dovuto rifare, rilaurearmi a Bari. Si è laureato a Bari, 91. Dal 91 si è poi laureato in ingegneria. Ingegneria meccanica. Sì. E poi è entrato nel mondo del lavoro e oggi ha questa azienda bellissima che si chiama, me la dico un po', perché Aulona Machine. Aulona Machine mi ricorda il nome della mia città di nascita, che è Valona. Valona si chiamava Aulona fino a 250 anni fa. Allora, l'ingegnere Pasdiot ha contattato la casa dei diritti, oggi io sono venuta qui a prelevare queste traverse che voi producete, traverse monouso, che porterò in una piccola città molisana, ad una demo, grazie al contributo dell'ingegnere, alla casa di riposo gestita dalle suore e alle arrive. Mi stanno aspettando, Sì, per noi e per me personalmente sarà un piacere collaborare in questo senso. E non sarà sicuramente è prima di una lunga storia di collaborazione fra di noi, perché siamo in grado, noi produciamo tutti i macchinari per i prodotti igienici attraverso ospedaliere, pannolone del bambino, pannolone adulto. Durante i periodi di test delle macchine noi produciamo tanto per testare la macchina. Questa è una produzione, è la migliore produzione che esiste, così questo lo possiamo dedicare. Si può dire, ingegnere, che lei vuole dare un pezzo del suo lavoro, del suo cuore, diciamo, a questi anziani che oggi vivono una situazione di non soltanto di disagio per il fatto di star bene, ma anche di solitudine, perché sappiamo che con il Covid assolutamente sì, specialmente in questo periodo che ho doppia voglia di fare questa donazione, non solo per i problemi che hanno questi anziani, ma siamo in un momento che questi prodotti sono di grande utilizzo, sono prodotti usa e getta, così possiamo dare un contributo in questo senso. Ci riempie il cuore, grazie ingegnere, grazie per l'inizio della sua collaborazione. Chiaramente passano le macchine perché siamo andati. Siamo in zona industriale. Adesso andiamo a caricare il furgoncino con tutte le cose che l'ingegnere vorrà donare per gli anziani della casa di riposo di Bergamo. Grazie a te. Ecco la suora Alfonsa. Grazie per il vostro dono. Molto piacere di riceverli. E siamo contenti siamo contenti di essere mandati, essere venuti. E ti ringraziano di nuovo. Grazie Pasdiot, grazie, un abbraccio a te.